quando il 17 luglio del 2015 Golden State ha vinto il titolo contro i Cleveland, per molti è sembrato il coronamento di una stagione perfetta. A me, Golden State che vince il titolo continua a suonare malissimo, perché quando ho iniziato a seguire io l'NBA in maniera appassionata, 2001-2002, Golden State era una squadraccia, materasso della Lega, e aveva questa tortuosa innata capacità di arrivare a tanto così dei risultati e pestare sempre la merda, molto rocambolesca in tutto quello che faceva. Un esempio tra tutti, il draft del 2005, dove con la chiamata numero 9 selezionano Ike Diogu, lasciando passare Danny Granger, David Lee e Bynum, tre futuri All-Star, però poi andando a recuperare con la chiamata numero 40, secondo giro, Monta Ellis. Tra tutte le edizioni che ricordo dei Golden State, quella che meglio definisce il concetto di rocambolesco è quella del 2006-2007, l'anno in cui in panchina tornava Don Nelson, uno che fa passare Zeman come un catenacciaro. La squadra si componeva con Baron Davis, Stephen Jackson, Al Harrington, Jason Richardson, Monta Ellis e un paio d'altri di contorno. Tra i vari elementi di contorno c'è una situazione molto agghiacciante. Il lettone Bidrins all'improvviso con Don Nelson diventa un giocatore da 10-10 tutte le sere, mentre il più forte play europeo che io abbia mai visto, Jarunas Jasikevičius, passava tutte le serate in panca a scaldare. Quell'anno la squadra chiude la regular season con l'ottavo posto a ovest, strappandolo alle ultime partite. Ciò significa, dopo 13 anni di assenza, la prima qualificazione ai play. Arrivando con quella posizione, l'accoppiamento è terribile. Ci si becca subito contro i Dallas Mavericks. Quelli del 2007 avevano un Nowitzki MVP della stagione e avevano chiuso con 67 vittorie e 15 sconfitte. In panchina sedeva Avery Johnson. La squadra arrivava ai playoff ancora scottata dalla sconfitta dell'anno precedente, la finale persa con Miami. Quella Miami di Wade, Shaq, Alonzo Mourning, Gary Payton, Jason Williams, Antoine Walker, James Posey, Udonis Haslem. Che squadra. Postilla, Don Nelson era arrivato a Golden State dopo essere stato silurato, guarda caso, da Dallas, che giocava col suo stesso identico gioco, con la differenza che Avery Johnson aveva detto: ragazzi, quando gli altri partono in palleggio provate almeno a fare un passo per bloccarli, e quando tirano provate a fare il tagliafuori in rimbalzo. Due idee di difesa, e la squadra aveva il miglior record della Lega. La serie sta per partire e gli addetti ai lavori pronosticano un 4-0 secco. Le cose non si metteranno così, no, perché in gara 1 il barone, a mio parere il miglior play a non essere mai stato convocato in All-Star Game, guida in una maniera elettrificante Golden State alla vittoria in gara 1. Dallas non ci pensa neanche troppo, gara 2 normalizza la serie, Nowitzki e soci 1-1, si va a Oakland. Qua succede l'impensabile, perché l'arena è fuori di testa. Stephen Jackson e Baron Davis la portano sul 3-1, si va a Dallas, Dallas riesce a recuperare una partita, 3-2, gara 6 si torna a Oakland e con un più 25 umiliante i Golden State con la testa di serie numero 8 eliminano la testa di serie numero 1 dai playoff, terza volta in assoluto. A questo punto possono partire i fuochi d'artificio, hai eliminato i più forti del campionato, cosa devi fare? Andare a vincere il titolo? E invece no, perché questi sono i Golden State Warriors, sono la squadra che pestano sempre il merdone. Cosa succede? Si beccano gli Utah Jazz di Carlos Boozer, Mehmet Okur, Deron Williams, Andrei Kirilenko e qualcun altro lì di contorno, bravi, non eccezionali, 4-1 eliminati, fuori dai playoff. E così si chiude la cavalcata nel classico modo di Golden State, perché adesso si parla solo dell'organizzazione idilliaca di quelli della baia, ma per me rimarranno la squadra capace di pestare sempre il merdone nel momento decisivo, guidata dal barone e con Stephen Jackson, Al Harrington, Jason Richardson e Monta Ellis a sparare da ogni posizione. Scavino.